Buongiorno amici e benvenuti in questo ultimo episodio di questo incredibile viaggio. Ci troviamo sempre a Phuket, però ci troviamo un pochino più al nord, esattamente nel nord-est del paese. Questo perché? Perché oggi faremo un'esperienza del tutto fuori dal comune, perché abbiamo prenotato un'escursione che ci porterà a vedere gli elefanti. Allora, premetto una cosa: noi non stiamo nei classici santuari degli elefanti, perché così vengono chiamati, si chiamano Elephant Sanctuary, ma quello dove andremo noi non sarà il classico santuario dove potremo cavalcare gli elefanti, dove gli elefanti giocheranno a pallone, dove gli elefanti disegneranno. Cioè sarà un santuario completamente differente, non ci sarà sfruttamento assolutamente degli animali, perché noi siamo amanti della natura e di tutto ciò che Madre Terra ha creato. Quindi qui noi avremo un centro che è dedicato solo a loro. Loro vivono in tranquillità, vivono nella piena libertà, vivono praticamente in una riserva immensa che è tutta quella che voi vedete laggiù in fondo. Noi, questo è l'ufficio, adesso noi prenderemo poi la navetta che ci porterà direttamente lì al parco e penso che sarà un'esperienza incredibile. Quindi adesso andiamo a fare i biglietti, perché i biglietti noi li abbiamo prenotati online, ma li puoi pagare solamente arrivati qui, hanno un costo di 6.000 baht. Quindi andiamo a ritirare il nostro voucher e poi tra 20 minuti andiamo al santuario vero e proprio. Andiamo, dai! Ragazzi, come avete visto nel video, ci hanno un po' fatto capire come funziona questo santuario e soprattutto ci hanno fatto vedere delle immagini molto forti riguardanti gli elefanti che vivono negli altri santuari e di come vengono sfruttati. Vengono letteralmente incatenati, presi a bastonate per fargli fare poi giochi come dipingere, come giocare a pallone, essere cavalcati, e tutto questo porta all'elefante un notevole stress, tant'è che alcuni di loro una volta che raggiungono un livello di stress talmente elevato non riescono proprio a riprendersi. Qual è l'obiettivo di questo santuario? È quello di prendere questi elefanti da questi altri santuari, che poi in realtà vengono chiamati in questo modo ma non c'entrano assolutamente nulla. Vengono portati qui in questo e vengono totalmente riabilitati. Infatti nel video ci fa vedere proprio che vengono riabilitati in delle strutture dove vengono messe delle flebo, curate eventuali ferite, poi lasciati liberi per divertirsi insieme a tutti quanti gli altri presenti all'interno di questo parco. È stato un video molto bello e ci ha fatto capire ancora di più quanto l'umanità sia stupida. All of your flaws and all of my flaws, they lie there hand in hand. Ones we've inherited, ones that we learned, they pass from man to man. There's a hole in my soul, I can't feel it, I can't feel it. And there's a hole in my soul, can you feel it, can you feel it? You have always worn your flaws upon your sleeve, and I have always vivendo delle esperienze incredibili. Possiamo proprio stare a contatto con gli elefanti e loro proprio, come vedete dal video, sono liberi, proprio fanno quello che vogliono. Se vogliono fare il bagno si vanno a fare il bagno, se si vogliono fare una passeggiata si fanno una passeggiata, se non vogliono far nulla stanno fermi così e si godono il sole. Quindi posto unico, e siamo veramente contenti di aver scelto questo, perché qua gli animali stanno veramente bene. Poi una cosa che mi sono scordato di dire è il fatto che qui sono solo donne, solo femminucce, e quindi sono anche un pochino snob, perché si fanno riprendere difficilmente davanti fino ad ora. All of your flaws and all of my flaws, when they have been exhumed, we'll see that we need them to be who we are, without them we'd be doomed. There's a hole in my soul, I can't feel it, I can't feel it. And there's a hole in my soul, can you feel it, can you feel it? You have always worn your flaws upon your sleeve, and I have always
Allora ragazzi, termina qui questo pomeriggio fantastico all'insegna della natura, degli animali, soprattutto degli elefanti. Quindi io rinnovo l'invito a tutti quanti coloro che verranno in Thailandia: se venite a Phuket, non andate in quei santuari dove sfruttano totalmente gli animali, ma venite a questo, perché potete accarezzarli, potete giocare con loro, potete dargli da mangiare, ma tutto viene fatto nel pieno rispetto della natura. E poi dovete pensare che tutti questi elefanti che sono presenti in questo parco prima erano tutti quanti sfruttati, quindi qui è un rehab, è come se fosse una vera e propria clinica dove vengono ristabiliti, rimessi in piedi, e si vede che si divertono e che stanno bene insieme. Detto ciò ragazzi, purtroppo questa serie termina qui, finisce qui il nostro viaggio per la Thailandia. Spero che vi sia piaciuto, se così fosse vi invito a lasciare un commento qui sotto, a mettere un like e soprattutto a condividere, e ci vediamo alla prossima avventura. Ciao ragazzi! Look at the wonderful mess that we made. We picked ourselves under.